Buonasera, mister. Buonasera. Ottima prestazione del Novara. Cosa è mancato per arrivare al secondo gol? Ed è soddisfatto di come la squadra ha risposto dal punto di vista fisico ai tre incontri in 6 giorni? Beh, cos'è mancato per arrivare al secondo gol? È abbastanza semplice da dire, abbiamo preso un palo interno al 90esimo, credo, e purtroppo la palla era lì sulla linea, non è entrata, quindi abbiamo provato in tutti i modi e credo a non più di 5 minuti prima Palico, che è entrato molto bene, ha avuto quella palla al volo dove il loro portiere è stato bravissimo, e poi abbiamo avuto ancora la punizione con Bozzegoli verso la fine, e quindi abbiamo creato veramente tante occasioni per vincere in un campo difficile contro una squadra forte e organizzata, però credo che i presupposti per vincere li avessimo creati tutti anche nel primo tempo, dove siamo andati in vantaggio con un grandissimo gol di Zuno. E poi abbiamo continuato a giocare bene, quindi e sotto il punto di vista fisico era la terza partita, ma credo che abbiamo finito in crescendo, quindi a livello di condizione devo veramente fare i complimenti a tutti i ragazzi, a tutto lo staff per come sta lavorando, perché avete visto anche oggi che con i cambi la partita è migliorata e siamo stati bene dentro la partita fino alla fine. Ripeto, in un campo difficile, questo è un punto importantissimo per la nostra classifica e per la nostra salvezza, questo è un punto che vale tanto. Peccato per il gol preso, causato da una serie di errori individuali. In particolare, cosa non ha funzionato sulle marcature, visto che Mondonico ha colpito più volte libero sui calci d'angolo? Una serie di errori, un calcio d'angolo, Mondonico alto 1,94 m ed è andato più in alto di Bove, che aveva la marcatura uomo, ed è stato più bravo e ha superato il duello, e quindi non c'è nulla da dire in più, non c'è nulla da rimproverare a Bove perché ha fatto una grandissima prestazione, così come Pogliano, così come Corsinelli, così come Colombini e così come Lamanna quando è entrato. Quindi devo dire che niente, c'è un giocatore di quasi 2 metri che se la palla è alta e forte e prende il tempo al difensore, è stato bravo lui, quindi bisogna anche saper dire quello. Credo sia l'unica occasione che abbiamo concesso nel secondo tempo e questo mi fa, ripeto, essere molto convinto che stiamo veramente facendo un grandissimo girone di ritorno, e quindi sono felice e fiero di allenare questi ragazzi perché, ripeto, oggi era una partita difficilissima ed era la terza, quindi avanti così. Mister, come mai ha sostituito Colombini? Ha avuto qualche problema? E cosa si è fatto Bove nel finale? Purtroppo Colombini ha chiesto il cambio perché è la quarta partita consecutiva dopo 2 anni che non giocava ed è stato incredibile, bravissimo nel gioco, però ha avuto un risentimento muscolare che valuteremo nei prossimi giorni, quindi ha chiesto il cambio. E poi Lamanna è entrato e ha fatto benissimo anche a sinistra. Bove nulla di che, è solo fatica nel finale. E ripeto, tutti stavamo bene e lo dimostra il fatto che abbiamo finito la partita dentro la loro area, prendendo palo, creando veramente tanti presupposti. Quindi questa è la strada che dobbiamo continuare, un altro punto in più verso il nostro obiettivo incredibile qualche mese fa. Oggi ci siamo e dobbiamo continuare, quindi ci godiamo il punto, che è un punto, ripeto, fuori casa contro una squadra organizzata. E ci prepariamo poi da martedì alle prossime partite che sono tutte per noi fondamentali fino a che non arriva l'aritmetica di chissà quei 41 o 42 punti. Però devo dire che i ragazzi stanno continuando bene, hanno uno spirito che mi fa felice di allenarli, voglio vedere sempre solo questo spirito, ecco.